Siamo a Milano, San Siro, giornata meravigliosa, condizioni ideali per una grande partita di calcio. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. In campo le formazioni di Milan e Cagliari. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Ecco l'11 titolare del Milan. Gigio Donnarumma tra i pali. In difesa c'è Nkulu con Kerer. Adem Ljajic insieme a Sudo sugli esterni. Attacco con William Cosè, unica punta. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. La scelta dell'allenatore per il match di oggi è ricaduta sul 4-4-2, anche se a giudicare dal loro schieramento la linea di centrocampo giocherà più a ridosso delle punte. Queste sembrano in effetti le indicazioni dell'allenatore, almeno inizialmente, un assetto abbastanza spregiudicato, ma non troppo. Gara che comincia col primo possesso per il Milan. Ljajic. Che sì. Ottima visione di gioco qui. Che sì. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Bender. Suso. William Cosè. Pablo. Non è questa l'Inter che si aspettavano di vedere i tifosi nerazzurri, squadra lontana dai trionfi in Italia e nel mondo, che fatica a ritrovarsi in campionato. Anche se è ancora presto per emettere un giudizio sulla loro stagione, bisogna comunque ammettere che hanno deluso fin qui. Di questo passo possono scordarsi di puntare al titolo. Ottimo intervento. Renato Augusto. Talento cristallino Adem Ljajic, anche se sappiamo con alti e bassi di rendimento. È stata una vera e propria macchina da gol nelle ultime tre uscite e oggi potrebbe creare più di un grattacapo alla difesa avversaria. Ljajic. Tra i giocatori da seguire oggi, senza dubbio Willian, vedremo se sarà all'altezza. È certamente uno degli uomini simbolo di questa squadra con i suoi gol, l'allenatore se lo coccola e anche i compagni lo cercano spesso, sanno che quando in giornata può trasformare in oro ogni pallone. Anche oggi sarà dura per i difensori limitarlo. Diakité. Palla consegnata agli avversari. Oxlade-Chamberlain interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Hanno ottenuto un successo prezioso nell'ultimo match esterno, oggi vorranno sicuramente ripetersi. Pierluigi, dopo la vittoria per 1-0 nel turno precedente, il gran dribbling. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui, mi aspetto una reazione avversaria, dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Protagonista di una discesa irresistibile, difesa che poteva fare sicuramente meglio. Davanti a un gol del genere bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire. Si ricomincia con la formazione sarda avanti.
Desai, Oxlade-Chamberlain, Suso. Controlla il possesso del pallone. Ljajic, Bender. Prova a sfruttare le corsie. Vediamo se crossa. Che sì. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Diakité. Allarga il gioco sugli esterni. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Percentuali di possesso palla che premiano la formazione rossonera. Non sono riusciti però a sfruttarlo a dovere e a costruire palle gol degne di nota. Devono variare il gioco e velocizzare di più se vogliono crearsi gli spazi per andare alla conclusione e recuperare questo svantaggio. Pablo. Cerri. Diakité. Renato Augusto. Oliva. Cerri. Continuano a far girare il pallone. Ristovski. Può avvicinarsi alla porta. Sta disputando una prestazione non all'altezza, ma c'è ancora tempo. Ha avuto poche occasioni per lasciare il segno oggi. Questo è sicuramente uno dei motivi per cui sono sotto nel punteggio. Ci si aspetta molto di più da lui. Ci mette il fisico. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Comincia il secondo tempo col Cagliari avanti. Lars Benda. Che sì. Suso. Oxlade-Chamberlain. Palla molto interessante. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardaline. Fermato un'azione spettacolare. Si stava involando verso la porta, ma non aveva fatto i conti con l'occhio di falco dell'assistente, eh? Bravo qui nel valutare oltre l'ultimo difensore la sua posizione. Pallone invitante. Mette in area. Sfruttato male questo corner. Bravo il difensore. Può ricevere una posizione interessante. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ne sono schierati in campo i suoi uomini. Willer Cosè. Che sì. Ljajic. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Forze fresche in campo dunque, da una parte e dall'altra. Sembra quasi che i due tecnici si stessero studiando. Oliva. Cerri. Farago. Diakité. Vediamo cosa fa ora. Occhio al pallone filtrante. Il portiere in presa sicura. Cerri. Edu Exposito. Oliva. Farago. Diakité. Punta l'area. Continua il tiki-taka alla ricerca del... Diakité! Donnarumma! Che parata!
occhio al corner. Efficace il pressing, si salva concedendo la touche, la rimessa con le mani. Cambio importante per controllare, gestire questo risultato. Ionita. Brutto passaggio, recupero facile. Ionita. Vediamo cosa inventa ora. Efficace il giro palla del Cagliari. Oliva. Edu Exposito. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Felipe Anderson. Non possono perdere altro tempo, devono segnare, per farlo devono cercare le soluzioni in area. L'allenatore ha deciso di aumentare la pressione mettendo pallone in area per la testa degli attaccanti. Perfetto oggi nei passaggi. Un'altra bella trama, una fitta rete di passaggi perfetti, la manuale. Sì, Pier, la squadra sta interpretando bene, molto bene la partita di oggi. Chance da calcio d'angolo per raddoppiare il vantaggio. Palla in area di rigore. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Milan in difficoltà. Deve recuperare un gol quando manca poco al termine. Splendida la risposta di San Siro, che continua ad incitare a gran voce i giocatori rossoneri. Oliva. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. La spinta del popolo rossonero verso il gol del pari. Spazio per il cross. Cerca il primo palo. Ma non granché il cross, la difesa vita facile. Comoda uscita del portiere. Ancora 2 minuti da giocare. Un altro ottimo passaggio. Edu Exposito. Pallone perso. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Ci provano ancora. Questa può essere l'ultima possibilità. Farago. Oliva. Diakité. Occhio, cerca l'area di rigore. Grande recupero in area. Diakité. L'arbitro dice che può bastare. Si chiude qui dunque una partita storicamente emozionante, ricca di tensioni. Sì, Pier, un incontro molto sentito da entrambe le squadre e dalle rispettive tifoserie. La tensione in campo si percepiva chiaramente. Alla fine ha vinto chi ha dimostrato più determinazione, concentrazione e nervi saldi.